Eccoci allora, ritrovati in diretta in compagnia di Mattina 9 all'interno della rubrica letteraria, la possibilità di presentare dei libri molto accattivanti per il mercato, per noi consumatori. Oggi presentiamo un libro particolare, intanto perché è un genere particolare. Parliamo del legal thriller, scopriremo tra poco nello specifico di cosa stiamo parlando. Il libro si chiama Stanze segrete ed è qui al mio fianco l'autore Francesco Marino Passaro. Mario Passaro. Mario, Francesco Mario, perdonami. Perdonami. Buongiorno intanto. Buongiorno, Francesco. Buongiorno a tutti gli spettatori. Stanze segrete. Intanto già la copertina è molto intrigante perché ci porta in maniera hitchcockiana all'interno di una storia molto accattivante, una storia da scoprire. Un thriller, un legal thriller. Intanto che cosa vuol dire legal thriller? Allora, che cosa vuol dire? Questo è un giallo giudiziario e che si evolve attraverso un processo penale dinanzi alla Corte di Assise di Milano, la Corte di Assise che giudica i casi di omicidio. E il punto di vista il punto di vista è dell'avvocato, quindi dell'avvocato protagonista Alfonso Maniscalco, che peraltro è il leo narrante di questa storia. Quindi questo è un romanzo, quindi un legal thriller. Come tutti i legal thriller, sostanzialmente ha dei personaggi che sono passionali, sanguigni e non freddi calcolatori. Quindi è una storia che sostanzialmente è ambientata al tempo delle stragi, quindi in Europa come altrove ci sono attentati terroristici rivendicati dall'ISIS. E il protagonista, il leo narrante, Alfonso Maniscalco, è a Famigliana con la sua fidanzata Francesca e in piena notte arriva questa telefonata dal suo cliente, da un suo cliente, da questo investigatore e ingegnere Gigi Imbimbo, il quale è accusato di omicidio, è accusato della morte di un noto industriale italiano avvenuta all'interno di un club privé milanese. All'interno di questo club si incontrano soprattutto persone iscritte alla massoneria, si incontrano senatori, beline, magistrati e quindi l'avvocato Maniscalco è chiamato a difendere questo, investigatore che poi sarà anche di supporto nel processo penale, quindi Gigi Imbimbo, e si renderà conto l'avvocato Maniscalco che il punto di non ritorno è stato raggiunto. Di qui in poi ci fermiamo, altrimenti sveliamo praticamente il segreto di questo bel libro. Intanto, legal thriller, tu sei un avvocato penalista, quindi sì, in qualche modo rimanda a quella che è la tua professione di avvocato. E come nasce la tua passione poi per la scrittura? Perché naturalmente tu non esordisci con quest'opera perché sei stato anche premiato in manifestazioni letterarie, in sì, festival, quindi sei a questo punto uno scrittore professionista anche. Grazie. È ovviamente la scrittura un amore. Ti chiederei qual è, diciamo, il punto di contatto tra mondo della legalità con quello della creazione, della scrittura in generale. Sicuramente ogni storia nasce, per quello che mi riguarda, da un fondo emotivo che viene poi sublimato man mano attraverso la fantasia. Questa è una storia che sicuramente, come le altre che scrivo, autobiografica nelle emozioni, ma non di certo nei fatti. Io prediligo la fiction, prediligo quindi la creazione della finzione che, se è ben lavorata, sicuramente è più carica di verità. Io trovo che scrivere un libro sia anche in qualche modo un po' come andare in scena, no? Un atto, certo, di coraggio in qualche modo, e poi svelare la propria stanza segreta lo è ancora di più. Qual è la tua, ti chiedo? Questa è una domanda che già mi è stata fatta alla presentazione presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Io, poiché non era stata organizzata questa, tante domande vengono spontanee. Quindi anche perché scoprire un po' la storia dello scrittore è come un po' addentrarsi, no? Io piccoli passi. Ho diverse stanze segrete, però soprattutto le mie stanze segrete possono essere sicuramente i libri, perché quando io apro un libro trovo tante stanze segrete e quindi mano a mano quindi trovo la personalità di diversi personaggi, trovo
le ambientazioni, trovo chiaramente il profilo psicologico dei personaggi che devo creare, ma che poi chiaramente mi danno fonte e ispirazione appunto i libri, la letteratura. Proprio da questo punto di vista ti chiederei, in ultima analisi, siccome insomma il thriller è un po' il genere più letto ultimamente, perché la gente è sempre stata affascinata alle storie, no? A qualcosa che cela un'altra, al segreto. Perché secondo te avvicinarsi sempre a un qualcosa da scoprire? Perché la gente è innamorata dei segreti nascosti? Perché questo genere va sempre per la maggiore, secondo te, dal tuo punto di vista? Dal mio punto di vista, perché allora i noir, i gialli, i thriller di solito contengono tutti quegli elementi che fanno di questo genere più amati dal pubblico e dai lettori, ovviamente, parlo anche per quanto riguarda il cinema, dai lettori italiani e ovviamente quelli internazionali. Perché? Perché troviamo il mistero, troviamo le indagini, troviamo le false piste. Quello che c'è dentro di noi, perché ognuno di noi all'interno ha delle stanze segrete, ha una psicologia recondita che ha difficoltà ovviamente a venire fuori, a svelarsi, a rivelarsi, alcuni, credo, questa è una mia riflessione. Che alcuni però forse riescono a slatentizzare attraverso... è un po' uno specchio, no? Un'opera sì, del genere. Sì, assolutamente. E poi c'è una rosa. Allora, questa è stata l'idea dell'editore Roggiosi, che infatti io non ho scelto la copertina, è stata una sorpresa dell'editore, quindi quando l'ho trovata davanti io sono rimasto molto sorpreso, perché mi ha colpito molto. Però sicuramente la tua sensibilità ti avrà portato comunque ad associarla a qualcosa, forse al mondo femminile. È associata sicuramente al mondo femminile, perché, e non posso svelare ovviamente la trama del legal thriller, perché dietro questo mistero poi c'è anche qualcosa, o meglio, c'è qualcosa che si lega soprattutto al mondo femminile. Perfetto, intanto complimenti, in bocca grazie, al lupo, Roggiosi Editore, con Francesco Mario Passaro, questa volta l'ho detto bene. Perfetto. Con le sue stanze segrete, un romanzo, un thriller, un legal thriller assolutamente, credo, da leggere, io lo farò e lo consiglio anche a voi. Grazie. Grazie. Adesso grazie. Cambiamo argomento, passiamo invece alla politica, perché ci sarà con noi tra poco un esponente del Movimento 5 Stelle che ci racconterà, ci parlerà di quello che è lo stato di salute della nostra Napoli e della Campania in generale. La pubblicità, poi di nuovo con noi.